Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Gioco che poi ovviamente rivisitato, personalizzato da Delio Rossi, ha fatto le fortune del Palermo per un biennio, con una Champions sfiorata e una finale di Team Cup. Che squadra ritrova adesso? Certamente cambiata, forse impoverita dal punto di vista prettamente tecnico. Certamente cambiata, sì. Impoverita io aspetterei, perché comunque ci sono dei giocatori di grande spessore, magari alcuni sono giovani inesperti, ma il Palermo in questi anni comunque ha sempre dimostrato di saper scegliere bene, e quindi diamo il tempo a questi ragazzi di maturare, e poi si vedrà se la rosa sia davvero indebolita oppure no. Mister, non so se lei ha avuto modo di vedere il Palermo di inizio stagione nelle due versioni, ovvero il Palermo di Sannino e il Palermo di Giampiero Gasperini, perché sembra cambiato molto, non soltanto dal punto di vista tattico. Gasperini è passato al 3-4-2-1, 3-4-1-2, ma anche e soprattutto dal punto di vista proprio della qualità del gioco. I giocatori sembrano assorbire meglio questo tipo di modulo, un Palermo più vivo, più propositivo. Eh beh, lei ha detto tutto, quindi io concordo con quello che lei ha detto. Mi sembra che sia così. All'inizio stagione si vedeva una squadra che, insomma, non una squadra, si vedeva che c'erano delle difficoltà proprio in generale come squadra, anche nei singoli giocatori, e non sembrava ci fosse tanto feeling, tanta sintonia fra i giocatori e magari la guida tecnica. Ora le cose sembrano migliorate. Mister, l'intuizione di Giampiero Gasperini, Massimo Donati, difensore centrale, per dare qualità, per dare linearità alla partenza dell'azione, ecco, le è piaciuta, la trova opportuna? Qualcuno ha paragonato un po' l'interpretazione del ruolo di Donati a quella di un calciatore che lei conosce molto bene, che è Cesare Bovo? Beh, guardi, adesso io sono lontano e parlo per quello che ho visto in televisione, quindi certamente non io, così il mio giudizio è molto, diciamo, superficiale. Io ad oggi, se non ci sono alternative, va benissimo Donati da difensore centrale nei tre, anche perché, ecco, garantisce una qualità di gioco in avvio di azione, una buonissima qualità di gioco. Io penso che Donati comunque rimanga un regista, rimanga un grande centrocampista, quindi che all'occorrenza può fare anche il difensore centrale nei tre, perché è un ragazzo talmente intelligente e bravo che viene da dire che può fare tanti ruoli. Lo preferisco, ripeto, però il mio giudizio, così da persona che è esterna, che non è dentro alle cose, lo preferisco da regista. Mister, Fabrizio Miccoli continua ad essere il protagonista assoluto, leader tecnico e carismatico di questa squadra. Ecco, ultimamente un po' di gelo con Maurizio Zamparini, che lo aveva definito ormai giocatore part-time da 20 minuti, non più all'altezza, insomma, di reggere un'intera gara ad alto livello. Mi sembra che stia dimostrando sul campo che le cose non stanno affatto così. Ma il presidente penso sia geniale, sia stato geniale, no? Lui probabilmente ha detto questo per stimolare Fabrizio, e Fabrizio ha risposto come lui sa rispondere sul campo. È un fenomeno fuori classe, quindi Nicoli ha fatto la nostra fortuna, ha fatto la fortuna di chi è venuto dopo di noi, e oggi sta facendo la fortuna di chi c'è sulla panchina del Palermo, quindi, e il presidente sa bene come stimolarlo.
Ecco, mister, vogliamo sfatare un tabù, perché spesso Miccoli passa per un giocatore ingombrante, per uno che fa il muso quando non gioca, che potenzialmente potrebbe creare problemi di equilibrio. Invece noi lo vediamo estremamente generoso, estremamente altruista, assume un ruolo di leader, di guida anche nei confronti dei compagni e anche dalla panchina. Ecco, lei che lo ha vissuto non soltanto come calciatore ma anche come uomo spogliatoio, come ce lo può raccontare Fabrizio da questo punto di vista? Ma Miccoli è un uomo sano, vero, e quindi quando si ha a che fare con delle persone sane e vere non credo ci siano problemi, e se ci sono, da persone di buon senso, come ho detto, così vere, le cose si risolvono. Quindi Miccoli è questo, Miccoli è una persona trasparente, con le persone, con gli uomini trasparenti non ci sono mai dei problemi, e ripeto, se ci sono, perché durante una stagione ci possono essere, è poi anche facile risolverli. È arrivato Pietro Lomonaco, mister, a Palermo nel ruolo non soltanto di amministratore e delegato ma anche di azionista di minoranza. Ecco, un socio di Maurizio Zamparini che si è insediato con grande autorevolezza. Il presidente ha quantomeno mediaticamente fatto un passo indietro ed ha affrontato Lomonaco subito la questione Fabrizio Miccoli dicendo, al contrario del padron, dovremmo parlare di rinnovo al più presto, Fabrizio Miccoli deve assolutamente rimanere a Palermo. Ironicamente ha detto anche piccolino, insomma non ingombra, quindi ce lo teniamo qui. Ecco, chiaramente lei concorda, rinnoverebbe immediatamente questo contratto a Fabrizio? Beh, questo non spetta a me, io dico solo che Lomonaco conosce bene il suo mestiere, è probabilmente uno dei dirigenti più capaci e competenti che abbiamo oggi nel panorama calcistico italiano, perché è un uomo di calcio e, come detto, sa bene come si deve muovere, e quindi aggiungo che è un uomo del sud, e quindi ha forse quell'attaccamento, quella passione in più che magari gli altri, ma non perché non la vogliono avere, perché provengono da altre zone, quindi non hanno quello stesso fuoco, diciamo così, che lo Monaco ha, e quindi ecco, sa bene lui come si deve comportare. Mister, lei ha conquistato a Palermo un settimo posto, sciorinando un'identità tattica ben precisa, un grande calcio, ricordiamo al Barbera, veramente espressioni di gioco davvero entusiasmanti, lusinghiere. È stata una bella squadra, è stata una bella annata. Ogni qualvolta il Palermo cambia allenatore, spesso uno dei primi nomi ad essere fatti è il suo. Poi qualcuno dice no, non è possibile perché non si sono lasciati molto bene Zamparini e Ballardini. Ecco, vogliamo magari sfatare anche questa leggenda metropolitana? Ma no, questo non è assolutamente vero, e sfatiamo questa leggenda metropolitana. Ecco, dico, lei nel caso in cui fosse stato interpellato avrebbe tenuto in considerazione anche questo tipo di ipotesi, no? Ma io non sono mai stato interpellato, e quindi no. Niente, non posso dire nulla, ma come le ho detto, non, col presidente non c'è stato alcun screzio. Perfetto, mister, a questo punto non le posso non chiedere, visto che lei li ha vissuti entrambi come presidenti, come uomini, una sorta di comparazione, di raffronto tra due figure come quella di Enrico Preziosi e Maurizio Zamparini. Passano entrambi per essere vulcanici, per essere magari un po' bizzosi, ma in realtà sono due uomini davvero simili oppure profondamente diversi? Ma intanto sono due personaggi molto carismatici, molto ambiziosi e quindi ecco, il loro carisma, la loro ambizione, poi la cercano di trasmetterla a tutti. Ecco, quindi hanno questo in comune, poi dopo insomma, dopo ci sono, diciamo così, delle diversità, ma certamente hanno grande carisma tutti e due, e
oltre a questo hanno anche una grande, grande ambizione e poi cercano, niente, non voglio ripetere le stesse cose, ecco. Sono così, sono personaggi comunque pesanti, ecco, pesanti in senso buono e a volte anche in senso meno buono, ecco. Certo, non è assolutamente difficile, non è assolutamente facile, mi correggo, gestirli. Il mister ha fatto bene tra mille problemi, tra mille difficoltà, anche a Genova, ha vinto entrambi i derby, ha concluso una stagione complicata al decimo posto. Ecco, quale tra le due esperienze, entrambe bruscamente interrotte, quella di Genova e quella di Palermo, le ha lasciato più l'amaro in bocca? No, guardi, sono state due stagioni per noi ricche di soddisfazioni, perché noi siamo arrivati al Genova e Genova mi pare fosse quintultimo, sest'ultimo, siamo arrivati mi pare noni a pari punti con la Fiorentina, sì. Ha fatto 51 punti alla fine, quindi ricordo che a Genova, poi dopo a gennaio, il Genova diede via Ranocchia, Sculli, Toni, Palladino, insomma tanti giocatori, Modesto, tanti giocatori andarono via e comunque fu un anno meraviglioso. E vabbè, Palermo siamo arrivati alla seconda giornata e lì siamo arrivati, mi pare, da quando siamo subentrati noi siamo arrivati settimi facendo 57 punti, mi pare, se non mi ricordo. Sì, confermo, mister, confermo assolutamente. Ecco, 57 dalla seconda giornata e anche, ecco, anche a Palermo, ma io lo ricordo sempre perché è giusto, è bene ricordarlo. A Palermo noi arriviamo dopo le cessioni di Amauri, Barzagli, Zaccardo, Biava, quindi arriviamo dopo cessioni diciamo così, ecco, pesanti anche in quella stagione lì, e nonostante questo il Palermo fece un campionato straordinario, quindi sia al Genoa che al Palermo sono stati due anni così pieni di soddisfazioni. Mister, per chiudere, Abel Hernandez, lei lo ha vissuto poco ma abbastanza per intravederne, direi, il talento, le potenzialità. Da due anni vive davvero un momento difficile, problemi fisici, discontinuità, c'è chi dice che non ha un'adeguata disciplina, un'adeguata cultura del lavoro. Cosa ci può dire in merito alla sua esperienza col ragazzo, di questo calciatore? Cosa gli manca per esplodere definitivamente? Hernandez ha le qualità per giocare anche nel Real Madrid, mi viene da dire. Poi le qualità comunque vanno sostenute da un comportamento, da una serietà, da una professionalità che ti fanno essere un giocatore da grande squadra, perché lui ha le qualità per giocare in una grande squadra, ma non bastano solo le sue qualità, ma come ho detto ci vuole uno spessore, insomma la persona deve essere una persona di spessore, lui è un ragazzo giovane e certamente se capirà questo diventerà un giocatore da grande squadra. Insomma, direi che alla sua disamina collima perfettamente con quella di Bortolo Muti, con quella di Delio Rossi, tutti allenatori che hanno vissuto appieno il ragazzo come professionista, chiaramente come calciatore, tutti ne riconoscete il talento e ovviamente lo esortate a una crescita, a una maturazione dal punto di vista comportamentale, disciplinare, che è assolutamente inevitabile affinché insomma si possa affermare definitivamente. Mister, la salutiamo con un pronostico, comunque una lettura della sfida di sabato sera a Marassi. Che tipo di ruolo possono recitare Genoa e Palermo a suo avviso in questo campionato di Serie A? Ma per me loro io penso che l'ambizione, l'aspirazione di tutte e due le squadre sia quella di fare un campionato tranquillo e di così con partite che possono soddisfare i loro tifosi, quindi di fare un campionato sereno con qualche punta di gioco e di così di risultati importanti contro squadre importanti. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.